Amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovati. E allora, è uscita la nuova formula della Champions, un po' cervellotica, è una questione di abitudine, un po' cervellotica, però, dobbiamo adeguarci al moderno. 8 partite, 4 in casa e 4 fuori casa. Si qualificano, se non sbaglio, le prime due, se non erro. E poi le altre tre, non lo so, fanno i playoff, non l'ho capito. Comunque poi nei commenti me lo direte voi, perché non ci ho capito un cazzo. Quindi, 8 partite. Allo stadio abbiamo il Manchester City, il Lipsia, il Bruges e il Benfica. Fuori casa abbiamo lo Stoccarda, l'Aston Villa, il PSV Eindhoven e il Lille. Quindi tutto sommato potrebbe essere un girone dove ci potremmo qualificare anche tra le prime due. Togliendo il Manchester City, tutte le altre sono abbordabili. Lipsia, Bruges, Benfica in casa, Stoccarda fuori, Aston Villa, PSV, Lille. Diciamo che ce la giochiamo, ma ce la giochiamo anche con il Manchester City, per l'amor del cielo. Questa nuova formula, Manchester City che addirittura ha beccato anche l'Inter in trasferta, se non sbaglio. Quindi col Manchester ce la giochiamo. Sarà una partita bella, spettacolare, me lo auguro, allo stadio. Poi c'è il Lipsia. Non sottovalutiamo il Lipsia, perché la squadra è molto rognosa, molto brutta da affrontare, però sulla carta ce la possiamo fare. Bruci e Benfica, idem. Benfica, attenzione, non, sempre con le pinze. E poi andiamo a Stoccarda, andiamo in Inghilterra, PSV, Lille. Ragazzi, è la nuova Champions. Bisogna giocare a calcio, bisogna fare calcio. Bisogna essere squadra. Io, vedendo la Champions, chiedo a Giunduli di portare Sancho, di fare uno sforzo e portare Sancho alla Venus. E forse non sarebbe male neanche un Vicky Vlahovic, perché qua, se si infortuna Vlahovic, non lo so se Milik riesce a tenere la baracca. Quindi non lo so, o se non si prende Sancho si prende un Vice Vlahovic, ma qualcun altro secondo me è meglio che lo portiamo a casa. Ragazzi, questa è la nuova Champions, che vi devo dire, è abbordabile, con degli ostacoli naturalmente che sono sotto gli occhi di tutti. Vediamo come ci approcciamo, per noi è tutto nuovo, perché abbiamo intrapreso una nuova strada, la strada di Motta, il mottismo. Quindi dobbiamo semplicemente aspettare. Non posso dirvi più di... Non posso dirvi di più, appunto. Queste soltanto semplicemente sono partite dove l'atmosfera è eccezionale, dove c'è la musica della Champions, dove l'adrenalina sale alle stelle, tutti i giocatori vogliono giocare queste partite. C'era Cristiano Ronaldo con Buffon al sorteggio. Quindi, i grandi campioni sanno cosa significa, soprattutto Ronaldo, vincere una Champions. Quindi, ragazzi, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare e vediamo che cosa sa fare a Motta con questa
con questa Champions. Vediamo l'approccio come sarà. Ribadisco, in casa abbiamo Manchester City, Leipzig, Bruges e Benfica. In trasferta Stoccarda, Aston Villa, Paris PSV e Lille. Stoccarda e Aston Villa sono quelle secondo me, PSV anche, beh, comunque, poi le partite ragazzi come nascono, poi quelle più facili sembrano diventano quelle più difficili diventano quelle più facili. Ce la possiamo fare. Il Manchester è una cosa a parte. Lo sappiamo tutti benissimo che il Manchester è la squadra favorita per vincere proprio la Champions, quindi fa storia a sé. Tutto il resto ce la giochiamo. Quindi, va bene ragazzi? Scrivetemi sui commenti, magari la tipologia di accoppiamenti, come le prime due, le prime tre, questi playoff che si dovrebbero materializzare, perché ancora la devo inquadrare e praticamente non ci ho capito quasi un cazzo. Un abbraccio ragazzi, massicci incazzati, fino alla fine, sempre Forza Juve, questa è la Champions.